Eccoci, buon pomeriggio! Io sto girando la ganache. Ciao a tutti! L'ho tenuta troppo in frigo, allora adesso la devo lavorare. Penso che riportarla. Oggi neanche Instagram funziona. Cioè, come non funziona? Ha detto riprovare. Allora, clicca una volta sola. E lo so, io. Ah, ecco. Ecco. Perché io ci provo sempre, ma con me allora. Non gli piace il mio dito. Ora sarà in diretta. Ciao a tutti, anche a voi ragazzi! Oggi... per accontentare alcuni nostri follower che ci hanno richiesto una com'è che si chiama, la torta pinguì, una torta che può essere sia chiamata Kinder Fetta Latte che torta pinguì. Ciao intanto nonna. Ciao nonna. E quindi voi direte: ciao, ma che cos'è questa? È una ganache. Io mi sposto di là per montare la panna, eh. Intanto io saluto Angela, sì, Alessandro e Rosario. Angela. Ciao. E Nunzia, ciao anche a te Nunzia, ma... vedi? Mi hai spento la luce qui, mi hai spento la luce. Sapete, ma che io sono molto... com'è che si dice? Economica. Ecco, sono molto economica. Aiuto. Ciao Katiusha, ciao Miki, sì. Ciao buon pomeriggio, ciao Nunzia. Aspetta che... maggiore, ciao. Grazie, ciao, grazie, come ciao, stai? Ciao. Come sta il scoppiettino? Poi abbiamo Marianna, è bella sveglia. Io sono bella sveglia? Beh, come dirti di no? Come mentirti? Io sono sempre sveglia. Angela, ciao bellissime, ciao Angela. Poi abbiamo Rosa, ciao Rosa. Flavia, ciao Flavia. Ciao, mamma mia. Sì, sta montando la panna. Tutta bianca. Sì, sì, continua. Ciao Nicola, grazie. Abbiamo la Serena, ciao da Bucchio, ciao la Serena. Poi abbiamo ciao Eli e ciao Giovanna. Poi abbiamo Tiziana che ci scrive: ciao, vi seguo anch'io con la mia mamma, sono Dylan e ho 9 anni. Ciao Dylan, io ho 10 anni e mezzo. Ciao Dylan. Poi abbiamo Lina, buon pomeriggio. Abbiamo poi Sabrina, buon pomeriggio a voi, bellissimo, ci sono anch'io, bacioni. Mua. Benvenuti amici. Un bacione. Amici di Facebook. Un bacione anche a te. Poi abbiamo anche Carmela, buon pomeriggio, bellezze. Allora, questo come abbiamo detto prima è una ganache che andremo a mettere sul nostro... Come abbiamo fatto la ganache? Allora, se siete andati nelle storie della pagina Tina in Cucina su Instagram, questa mattina... Sposta un po' così, Sofia, poco. Sì, sì. Allora, questa mattina mi sono alzata di buon'ora e mi sono messa a fare un bellissimo pan di Spagna al cacao. Rostella, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E abbiamo... E poi ho fatto la ganache. È bellissima la cioccolata, vero buono, Rostella? Buono. Poi Rosa, mi saluti Asia, ciao Asia, ciao, allora Asia. Da Rosa. Poi abbiamo Tonia, ciao bellezze, poi abbiamo Antonella, ciao Sofia, Valentina, ciao bellissime, poi Rosetta, buon pomeriggio, poi abbiamo Grazia, ciao Scoppettino, sto molto bene, adesso ha anche un fratellino, come non ce l'hai detto qua? Mamma mia, allora ciao a tutti gli amici di Instagram, ora Piero, buon pomeriggio, Piera, ciao buon pomeriggio, abbiamo poi Caterina, ciao belle, Daniela che fate di buono oggi, baci, oggi facciamo un... Una torta dolce, pingui. Un pan di Spagna al cacao, una torta pinguì che può essere anche fetta al latte. Ciao quindi, Laura, Ilaria, sono al lavoro, non posso seguirvi, avrò modo di... Senz'altro. Oggi sto focando. La diretta sarà salvata su Facebook, sulla pagina Tina in Cucina e poi anche su YouTube Tina Pigna. Quindi, allora. Ma che cos'è questo caldo? Gennaro, buon pomeriggio. Sofia. Rosa, saluti. Piero, ciao. Tatiana, ciao. Mi puoi guardare un attimo? Hai assaggiato la cioccolata? C'è il segno della cioccolata. Sofia ha rubato un po' della mia ganache. Vabbè, non fa niente, ti perdono. Capito? Qui si mangia sempre. Ciao Franca. Allora, intanto, ciao Tatiana, Katiusha. Asia ti saluta, ciao Asia. Poi abbiamo Vincenza. Ciao Ettore, ciao Rosa, ciao ciao. Poi abbiamo Rosa. Ma ne siamo? Hi. Abbiamo Franca, ciao belle. Caterina, ciao bellissime. Enrica, ciao bellissime. Nello, ciao belle, la mia compagna. Pomeridiana, piccola la mia famiglia, vuole sentire la tua canzone rappata. Ah, la canzone dell'altra volta. Aspetta, tu vai a leggere i commenti. Arrivo! Se l'hai dimenticata. Allora,
Allora, io questa mattina ho fatto un buonissimo pan di Spagna al cacao in questo stampo che è 24x24 cm. L'ho ricoperto, lo potete imburrare o mettere carta forno. Adesso vi do gli ingredienti per fare il pan di Spagna. Ce la puoi fare. Allora, per prima cosa, io per comporre la torta però la rimetto nello stampo. Così, diciamo, abbiamo la crema che va al posto suo, non si smuove nulla. Poi questa torta va in frigo. Allora, aspettate. Ok, andiamo avanti. Buon pomeriggio, Simonetta, Francesca, Claudio. Sofia non trova la canzoncina. Non te la ricordi? Va bene. Allora, benvenuti amici. Sofia è andata un attimo di là a cercare la canzone. Vai. Perché Sofia, oltre ad essere cuoca, è anche una rapper. Calma, calma, perché oggi è caldo. Qui a Bastia Umbra è molto caldo, è nuvoloso. E quindi a casa si inizia a sentire un po'. Allora, vai. Sei a casa? Beh, se ci sei, restaci, perché il mondo ha bisogno di te. E insieme sconfiggeremo il coronavirus. Attenzione. Non dimenticarti di lavare le mani e la mucchina, chi se la scorda mai. Per uscire, la mascherina indossare. Ed infine, disinfettare. Un metro di distanza da rispettare. Se no ti ammali e all'ospedale devi andare. Resti a casa a guardare la TV, ma non avvicinarti al frigo, se no la prova costume diventa un déjà vu. Già, è quello il problema. Allora, brava Sofia. Ciao Ilaria, ok, poi abbiamo Grazia, sì. Occhio e cuori, Patrizia, buon pomeriggio, Nico, ciao, la Francia, buon pomeriggio, bellissima. Buon pomeriggio. Eli, ciao, Gina, ben trovate, ciao, buon pomeriggio. Anche Lila, ciao Giussi. Gennaro, buon pomeriggio, Maria, un ciao Giussi. Maria, ciao, da Mimi, Roma, ciao. Benvenuti. Vincent, good afternoon. Good afternoon. Are you going make up? Allora, stiamo facendo una torta, certo. Yes, sure. Sì. Una torta al cioccolato, una cacao cake, ok? Good afternoon, sì. Welcome. Va bene, ok. Flora, ciao. Adesso do la ricetta, recipe. The recipe. Recipe. Allora, per la base al cacao noi abbiamo messo 4 uova intere montate con 200 g di zucchero semolato. Le dobbiamo far diventare spumose. Quindi il composto bel, come si dice, aneggiato, no? È quasi chiaro, insomma. Quindi ci vuole circa un 10 minuti, un quarto d'ora, ecco. Vi dico però, per la buona riuscita di una ricetta bisogna montare tanto le uova con lo zucchero. Posso andare a Brescia con Vincenzo? A Brescia? Ma presto andremo anche a Brescia. Perché lì è freddo, io sento caldo. Io infatti stavo dicendo, voglio andare sulle Dolomiti, sulle Alpi, perché io il caldo non sono ciao Antonella, caldo. Ciao Maria, ciao Cristi, buon... Voglio andare in montagna. In Alta Italia, via. Sì, Cristi. Anna, ciao, grazie, brava Sofia, grazie. Nello, brava Sofia. Io ripeto. Lisa, aspetta, ho finito. Lisa, hello from England. Ciao, oh, Lisa. Welcome, Lisa. Hello, Lisa. Mushi, che fate di buono? Allora. Una torta pinguino, una cacao cake, si può dire, chocolate cake, con la panna e la ganache. E adesso sto dicendo le... La ricetta, intanto, può essere anche una quinta perfetta al latte. Ciao Curzia e Nico, ciao da Siena. Benissimo, Curzia, benvenuti, ecco, siete tutti benvenuti nella nostra cucina. Allora, io ho montato 4 uova intere con 200 g di zucchero semolato. Poi ho aggiunto, 100 ml di olio di semi, 80 ml di latte intero fresco, perché è più saporito, più buono. Poi abbiamo messo 260 g di farina zero, ma se avete la 00 va bene, 30 g di cacao amaro in polvere e poi una bustina di lievito per dolci e un po' di vaniglia o buccia di limone, quello che preferite. Allora, ciao Anna, ciao Pina, a Cursi e saluti dalla Sicilia, provincia di Trapani. Ciao, oh, benvenuti, un bacio. Rosa, ciao ragazze. Allora, Antonella, ciao. Ciao. Scusate. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo bel impasto areggiato e l'abbiamo messo in uno stampo 24x24 cm in forno caldo, preriscaldato a 180 gradi, statico, per circa 35-40 minuti. Poi l'abbiamo fatto raffreddare e l'abbiamo tagliato poco fa. Dopo della video lezione mi sono messo a tagliare. Abbiamo fatto la ganache. Poi ho fatto la ganache. La ganache si fa con 100 ml di panna fresca, quella liquida che troviamo nel banco frigo, nulla. E il doppio del cioccolato. Io ho messo 200 g di cioccolato fondente. Ah, sì, ora arrivo, perché mi sta chiamando. Ah, sì, fai la torta al cioccolato con la mamma. Antonella e Katiuscia.
Poi la ganache cosa si fa? Si mette la panna che non deve bollire, deve semplicemente essere calda. Va messa nel cioccolato tritato fondente, quindi 100 g di, scusate, 100 ml di panna, 200 g di cioccolato fondente, andiamo ad amalgamare ed è un composto goduriosissimo, buonissimo. Io poi l'ho tenuta in frigo a tirare, no? Si dice tirare, deve rassodare un pochino. Ed eccola qua. Cosa faccio, Sofia? Vedi, ho messo la non ha bisogno di essere bagnato la nostra... Va bene. Non ha bisogno di essere bagnato questo pan di Spagna, perché all'interno abbiamo messo dell'olio, del latte, è grazie Lucia. Lucia, guardate, ci scrive: ciao bellissimo, un abbraccio grande da Sofia, bravissima, grazie. Grazie, grazie di cuore. Quindi, ora adesso andiamo... stendiamo. Allora, una cosa importante è mettere prima il cioccolato. Voi potete utilizzare anche la crema al cioccolato, la crema di nocciole, no? La famosa N. È un rettangolo, o mi sbaglio? È un quadrato. Perfetto, 24 per 24. Flavia, bello ragazze, il vostro plum cake con la sorpresa dei cuori e la festa della mano mi è riuscito benissimo, grazie alle vostre. Sono felice, noi grazie abbiamo bello. Curato. Carmela, sta tutto qua. Stanca, ho fatto in fretta, cosa mi sono persa? Nulla. Vai, ripeti. Allora, abbiamo fatto un pan di Spagna al... Aiuto. Non ce la faccio, ce la faccio. Un pan di Spagna al cacao. Tanto qui i cucchiai. Tanto non ci sta niente. I cucchiai mi scompaiono sempre nella mia cucina. Stavo tutti di là. Va. Carmella stanca. Ok. Allora, abbiamo messo 4 uova intere montate con 200 g di zucchero bianco. Sì. Poi aggiungiamo 100 ml di olio di semi e 80 ml di latte. Mettiamo la vaniglia o la buccia del limone, quello che più vi piace. E poi 260 g di farina zero, 30 g di cacao amaro e una bustina di lievito questo, per dolci. Che cos'è questo dolce? Poi, questa è una torta pinguì che può essere anche chiamata fetta al latte, perché noi, adesso vi faccio vedere, non si fa, no. Poi Cristina, siete fantastiche. Mamma mia Cristina, aiutami. Allora, qui è una fatica. Io vi benedico con il cioccolato. Ecco, dai, su, quella brava. Allora, dobbiamo... Aspetta, mi sono sporcata anche sul braccio. Oggi mi sono messa le maniche corte perché a Bastia Umbra è veramente caldo, stavo dicendo. Anche se il tempo non è dei migliori, cioè sembra che deve venire a piovere, a fare un temporale. Ma poi arriverà il caldo tutto di un colpo e vedrai che vedrai. Io soffrirò. Però io ho detto già papà, se mi porta sulle Dolomiti, mi lascia l'estate con me. Mamma, potresti raccogliere il ecco, è caduta a terra, ma io guarda, questa cosa la sapevo già. Lorenzo che ci dà una bellissima rosa. Grazie. Allora, su. Perché il cioccolato esiste? Cioè, perché il cioccolato esiste? Perché è finito per lo scotch. Perché il due non fa tre? Allora, io vado a prendere un altro scotch perché questo. Sì. Non è che faccio pubblicità. Vabbè, ormai. Scottex. Vabbè. Allora, vi consiglio di mettere prima la ganache perché in un certo qual modo la ganache più in là perché qui c'è il mangiare. Ci riesco! Fa anche da isolante, no? Perché la panna poi io con la panna ma è ancora Sofia. Allora, prendi le forbici, no? Tagli un pochino. Io sono da... Lo so che sei brava, però se serve aiuto. Oh, sì. Ce l'ha fatta. Bambini, voi aiutate i vostri genitori in cucina? No! Ho cadute le patate. Ecco, allora. Papà, non ti uccidere, per favore. Dai, su. Casa nostra è così. Dopo prendo così. Vabbè. Te lo prometto, papà. Allora, mettiamo prima la nostra ganache e poi la panna sopra. Bip, bip. Sofia oggi è molto... Non saprei dire. Cosa hai mangiato? Il cioccolato. Mi puoi leggere i nostri amici? Non dici perché sono... Grazie, ciao, grazie. Non dici perché... Cosa dici? Non dico che cosa sei. Oh, mamma mia. Allora. Calmi, facciamo tutto. Sì, ma guarda come ho messo lo scottex. Come l'hai messo lo scottex? Ma non ci va perché è troppo grande. Dopo mamma lo aggiusta. Ok, ce l'ho fatta. Tranquilla, così fa. Grazie. Allora io mi aiuto col ditino perché... Grazie Sofia, mi fai morire da ridere. Ah, sai io. Meno male. Io mi faccio ridere da sola tra poco. Aiuto. Allora, la vostra ganache, tenetela nel frigo una volta pronta, perché deve tirare, stavo dicendo.
Però poi tiratelo un'oretta prima di farcire la torta, non fate come me perché altrimenti succede un pastrocchio. Oh. Ma il bello della diretta è proprio questo. Ma che io faccio i pastrocchi in diretta. Ma va bene così. Rosselli, buon pomeriggio, Tina Sofia, da Emma. Ciao Emma! Ciao Emma! A Curzia simpatico... Sì, aspetta. Simpaticissima Sofia, grazie a Curzia. Siamo Patrizia, Sofia, proprio... aiuta la mamma. Io aiuto la mamma. Sì, Sofia sì. Aiuta la mamma. Anna, buon pomeriggio, Anna. Non sempre, però aiuta la mamma. Poi adesso sta studiando, quindi non può aiutare la mamma. Però va bene. Poi mettiamo la panna. Per favore, non me lo fa ricordare che allora, dopo devo pure andare a studiare religione. Sì, oggi è stata molto brava in matematica, devo essere sincera. Rosetta. Sono rimasta sorpresa. Ciao, belle. Allora. Il chilometro quadrato. Dai. Stiamo facendo le equivalenze, però dai. Se mi sposto di un posto, aggiungo due zeri. Non più uno zero su mio. Oh, vedi? Di un posto. Bravissima. Due posti, quattro zeri. Brava, così si fa. Impariamo la scala, così è tutto più semplice. Allora. Sì. Poi, tre posti, 10.000. Vero? Sì. Ditemi se sbaglio. Allora. Giuseppina, ciao belle, Daniela, ciao. Benvenute. Anche perché se cucini devi sapere le grammature. Aspetta, no? Posso ricarti di no. Ok. Non si può. Non si può. Sto cucinando. Allora. Ma io tengo fame. Tengo hai fame? Lo so, amore, ma... Mi sembra che avevi già fatto merenda con papà prima. Vabbè, dai, questa vabbè, sera... papà ha mangiato la banana, io ho mangiato ecco, un'altra cosa. Vedi, papà mangia salutare e mangia la frutta. Tu hai mangiato l'altra cosa. Non mi piace la banana. Va bene. Allora, ascolta. Dopo aver messo la panna... Cristina, grande, veramente. Cosa facciamo? Andiamo a ricoprire con un'altra. Ma io ho la torta. Grande è la torta. Allora. Ciao Sofia, un bel nome. Grazie, sì. Carmen. Grazie. Ma non è finita qua. No. Linda, Marzia, Sofia. Qualche altra cosa? Ciao Elena, ciao. Che ti sei persa, Elena? Che ti sei persa? Allora, ma questo scotex. Grazie, è... siete simpaticissime. Che c'è mamma? Dimmi. No, lo scotex è così, si strappa così piccolo. Vedi? Va bene. Allora. Non posso dire mai. No, Stefania, ciao ragazzi, belle. Già l'abbiamo detta, va bene così. Ah, è vero, scotte. Questa tortina ora va in frigo. Io però cosa faccio? Metto la pellicola perché lo sapevo. Vabbè, il mio frigo è un po' strapieno oggi. Sofia, calma. Scusa, mi piace girare. Sì, giochiamo a palla con la testa. Va bene. Allora. Bello. Dai, è simpaticissima Sofia, mia figlia, la segue tantissimo. E sta tranquilla, tranquilla. Così io ti seguo nelle ricette. Oh, grazie, bello. Bravissimi. Aspetta. Mettiamo la pellicola così no, la torta non prende odori, no? La lascio qui nella sua... Odori? In che senso? Nel frigo ci sono... Allora... Ah, ho capito, quei odori fastidiosi. Bravissima. Grazie. Il manuale della KGB ci insegna che bisogna isolare tutti gli alimenti nel frigo, no? Okay. Elsa, devo dire che i nostri bambini ci stanno dando tanta tantissime sì, soddisfazioni. Sì, stanno lavorando. E noi mamme ne andiamo orgogliose. Sì, è sì. Vero. Mamma, qui puoi parlare tu. Cioè, la torta la metto nella parte bassa del frigo perché è la parte più fredda, no? Così. Ah, che succede? No, la torta, Cristina diceva tu sei grande. Tu sei grande. È simpatica. Oh, Anna, ciao Tina, una domanda. Sto facendo il lievito madre, è il sì. Quinto giorno e sto rinfrescando una volta al giorno. Ma a parte qualche buchino, non lo devo crescere normale, continuo? Non ho capito. Neanch'io. Scusami. Allora. Il lievito ciao, madre. Tina, sì. Sto facendo il lievito madre ed è il quinto giorno e lo sto rinfrescando una volta al giorno. Ma a parte qualche buchino, non lo devo crescere. Non lo vedo crescere. Ah. È normale? È normalissimo. Tranquilla. Tu continua con gli rinfreschi giornalieri fino per 15 giorni, scusami. Dopodiché farai la prova al 15° giorno, farai la prova di forza. Ciao Tatiana, ciao. Continua, però se vuoi mandami le foto così lo vediamo insieme. Ma tranquilla, adesso è nella fase di... come si dice? Intanto io vado a salutare. Lo stiamo creando. Lucia, così. Tatiana e Maria e anche Loredana. Oh. Ciao a tutti. Benvenuti. Hi. Hi. Ah no, aspetta, io ho posato la... Allora, abbiamo fatto così. La torta, facciamo finta che adesso la torta è pronta. La torta è pronta, torta però è pronta. Quanto deve passare... Allora, almeno 2 ore in frigo la dovete tenere. Sono passate 2 ore. Una volta che è pronta, cosa facciamo? Togliamo la pellicola. Intanto io vado a salutare Brenda e Caterina. Saluta. Io la chiamo la Moretta, quella torta. La Moretta, sì. Perché si chiama anche così. Bravissima. Beh.
Allora, volevo dire una cosa, io poi mi distraggo. Grazie, Luana. Dire tante cose. Aspetta un attimo, Sofia. Sul sito tinaincucina.it troverete la torta pinguino che abbiamo fatto per la festa di Halloween della classe qualche annetto fa. Ed è carinissima perché, vabbè, c'è il cimitero, ho fatto tutto, andatela a vedere. La torta di Halloween su Tina in cucina è la stessa cosa. È la stessa cosa, però lì abbiamo messo la crema di nocciole. Enza Sofia, quest'anno la Coppa Campioni andrà a voi bambini, siete voi i veri eroi. Grazie Anna, grazie, poi mando la foto sul gruppo. Bene, prego, bene, così Rosetta. Ti aiuto. Che bello vedervi e seguirvi, grazie. Ora, la nostra torta quando sarà pronta, che cosa devono passare 2 ore? Devono passare 2 ore perché deve essere fredda, che la ganache si ritira ancora di più, no? E quindi sarà proprio, avrà quello strato. Ciao Piero. Cosa facciamo? Se noi vogliamo ottenere le Kinder Fetta al latte. Vabbè, le Kinder Fetta al latte. Le tagliamo così. Cioè quelle che ho in frigo. Diciamola tutta, va. Brand, ottimo, la mia compagna... La mia compagna, copia domani il compleanno. Copie domani. Vedete che vi dico io? Un po' più piccola? Un po' più piccola? La metà? Cioè, sì. Adesso possiamo fare così. È un po' più sottile. Vabbè, il pan di Spagna è abbastanza altino. Se lo volete un po' più basso, perché io l'ho fatto alto, perché la teglia è quella. Troveremo quelle comprate. Prendete una teglia un po' più grande, da 26x26, così vi viene un po' più bassino. Ciao Maria, per Rosetta ho fatto gelatini fin quando possono stare in freezer. I gelati? Sì. Vabbè, una settimanina, ecco, 15 giorni. Ma noi finiscono prima. I gelatini, quelli con la panna che avevo fatto? Poi Rosetta, ho rinfrescato il lievito madre. Dopo 12 giorni sarà ancora buono? Se lo rinfresco. Allora, il lievito madre va rinfrescato una volta a settimana perché non dobbiamo abbassare il suo pH. Il pH standard è 5, lui sta bene a 5 pH. Non dobbiamo il diabete abbassare, sì, vabbè, non parliamo di diabete adesso, non dobbiamo abbassare il pH a meno di 5 perché altrimenti lui inacidisce, quindi una volta a settimana va bene, ma io anche 2 perché a volte panifico anche troppo durante la settimana, quindi anche 2 va bene, più lo rinfrescate più sta bene, insomma. Mettete sempre il pizzichino di zucchero perché lo aiuta nel vostro rinfresco, gli dà quella carica in più, lo viziamo un pochino. E poi la cosa importante è che quando volete panificare lo dovete tirare dal frigo, perché una volta che è pronto il lievito lui sta sempre in frigo. Nei 15 giorni no, non deve stare nel frigo, deve stare a temperatura ambiente mentre lo rinfrescate. Lasciatelo a temperatura ambiente. Ciao Curse, ciao Caterina. Mentre quando voi volete vorrete panificare, lo tirate un'ora prima dal frigo, lo fate ambientare un'ora e poi fate il rinfresco. E poi lo aggiungete nella vostra ricetta. Prende, Tina, mi piace tanto. Subito in frigo l'altra parte che non utilizzate, insomma, va bene? Che c'è, Sofia? Mi avete detto Tina, qualcosa? Mi piace il tiramisù. Il tiramisù? Brand. Buono, buono, se buono. Vai su tinaincucina.it, cioè, potresti trovare tutto. Tiramisù, cioè, di San Valentino, perché noi abbiamo bello, San ma il deliver... Allora aspetta, ma delivery, non lo effettuate che le belle le vostre ancora no, però ci penseremo, anche perché mio marito mi aiuterà un po' nella non riesco neanche a dirlo. Il delivery. Va bene, non siamo tanto tecnologiche, delivery, però ci proveremo. Che cos'è? Chiederemo a papà che è un po' più tecnico. Allora, la nostra torta è qui. Io dopo comunque andrò a scrivere. Aspetta, ti piacciono le mie canzoni? Che? Ti piacciono la canzone che hai cantato? Allora, poi parlate francese? Oui, oui, no, oui, okay. No. Francese purtroppo no, non lo so. Non siamo brave, oui, anche perché io l'ho studiato alle elementari. Oui, oui, che vuol dire? Sì, vuol dire sì, oui. Però no. E no, siete no. Bravissime, simpaticissime, grazie, anche un po' pazzerelle. Sì, no, 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 oui, no. Oui, no. Dai, su, non fare la sciocchina. È perché no, non lo so l'inglese. L'inglese. Il francese. L'inglese allora. Ci sto lavorando. Patrizia, siete bravissime e simpatiche. Brenda, ok, grazie mille Sofia. Grazie a voi. Quindi, questa tortina anche in estate è buonissima, perché è una buona merenda per i bambini. E i bambini possono prepararla insieme con la mamma e il papà. Manuela. Con la nonna. Ciao, arrivata. Allora. Eccola, ciao Manuela. Piera, per rinfrescare metti zucchero e farina? Sì, per rinfrescare io peso la quantità del lievito, che ne so, 100 grammi di lievito, metto uguale peso di farina, quindi
100 grammi di farina e la metà d'acqua, 50 grammi d'acqua. ml! ml! Grammi! Bene, ml. Brenda, Sofia, sai cantare? Sì, sa no, cantare, no, anche con la chitarra. È brava. Come no? Modesta, è modesta. Quindi io questa qui la rimetterei in frigo, Sofia, perché questa sera la mangeremo dopo cena. Che dici? La, il dolcino dopo cena ci vuole. Vai. Rosetta, grazie, ok, siamo di buona forchetta. Preparo tante cose per mio figlio e mio marito. Mi danno tanta soddisfazione. Mandate... Oh, mamma mia, aspetta. Aspetta, piano piano, leggiamo tutti. Mandate un bacio alla... Mandate un bacio all'altro figlio che si trova a Londra e mi manca da morire il mio Luca. Ciao Luca! Immagino, ciao Luca! Da Rosetta, da poi Rosetta. Angela Tacu di Brasile. Ok, oh, ciao! Benvenuta! Poi, ok, non parlo bene l'italiano, è una ricetta tiramisù. Sì, su tinaincucina.it, il sito di mia mamma. Tinaincucina.it troverai il tiramisù, ok? Toprek, ciao! Ok. Poi abbiamo Ernesto, che belli che siete tutte e due, madre natura non poteva fare di meglio con e voi. E qua proprio sviolinata, ti ringraziamo. Sabrina, ciao, Claudio, allora. Ciao, puoi salutare Paola? Salutala dal mio orecchio, so che vuoi fare. Sto zitta. Grazie. No, perché certe volte mi... È prevenuta. Proprio... Ok, vai. Allora, aspetta, prima leggo qua. Claudio, ciao, puoi salutare Paola? Grazie a due bimbe che vi seguono sempre da Sant'Eusanio del Sacro. Okay. Ciao Paola del e Sandro. Grazie e ciao alle due bambine. Mua. Ciao a tutti. Intanto abbiamo Toprek, grazie, prego. Poi abbiamo Luana, bravissime. Poi abbiamo Giussi. A proposito del lievito, una volta fatta la prova di forza, posso iniziare ad usarlo? Allora, se sarà pronto, sì. Allora, tu ti accorgerai che sarà pronto quando in sole 4 ore lui sarà lievitato proprio. Cioè, in poco tempo triplicherà il suo volume. Quindi tu avrai la prova del 9. Io dico così, la prova del 9. Ciao, Emanuela. Sarà pronto. Sì. Emanuela. Emanuela. Sempre. Ciao. Allora, è tutto chiaro per la torta? Allora, perché... Scusami, Sofia, ma io... Rosetta, vi voglio molto di bene. Grazie, Rosetta. Anche noi. Ma anche noi. Cuore, cuore, cuore. Allora... Cosa ho fatto? Un cuoricino. Poi abbiamo... Aspetta, sì. Gaspare, vedendo voi, vedo mia moglie, le mie tre figlie. Che bello, io mi trovo In Afghanistan. Ah. Allora, un abbraccio anche a voi che siete fuori Italia e che veramente contribuite moltissimo. Grazie poi di seguirci. Toprek, è possibile inviarmi la ricetta del tiramisù? Grazie. Allora, guarda, facciamo così, la ricetta io allegherò il link subito dopo la ricetta. Aspetta, non parla tanto in italiano. Allora, metterò il link qui sotto e tu potrai andare a vedere. A vedere la ricetta. Clicchi. Mi mando, vabbè, non si capisce. Allora, metterò il link. Allora, grazie Toprek, brave. Ci fa piacere di farti brave baci da Tropea? Toprek. Ah no, Toprek. Ah, Toprek, mamma, scusami. Non mi far fare gaffe. Loredana, siete simpatiche e ci fate tanta compagnia. Poi Brand, mi fai vedere come canti Sofia? No, non mi adesso è un po' timida, non ce la fa. Ah, prima sì, cioè prima se mai arrivi la rapper. No, è che io da sola canto. Grazie. Bene per me, però non so cantare come Ariana Grande. Sembro una gallina assonata, ecco. Ma non è vero. Non Emanuela, ciao, bravissime. Francesco, ciao a tutti. Okay, ciao a tutti. Carmela, mua. Poi abbiamo Patrizia, mua. Ok, quindi io vorrei ripetere la ricetta, così la farete anche voi. Poi metteremo anche la ricetta. Io comunque so l'alfabeto muto. Va bene. Allora, ascolta. È un attivo. Oh, mamma, ho fatto tutti. Per la base del pan di Spagna al cacao occorrono 260 g di farina zero, 30 g di cacao amaro in polvere, 4 uova intere, sì. 200 g di zucchero, una bustina di lievito e poi mettiamo 100 ml di olio di semi, 80 ml di latte
80 ml di latte e poi la vaniglia, vado troppo di fretta, ecco perché. Allora, per la faccia invece abbiamo messo, abbiamo fatto una ganache che si fa con 100 ml di panna e il doppio del cioccolato, quindi 200 g di cioccolato fondente. Mettiamo a bollire la panna, ma deve sobbollire, non deve del tutto bollire. Una volta che avrà, si sarà riscaldata, la andiamo a versare nel nostro cioccolato fondente tritato e amalgamiamo, giriamo, mi raccomando spezzettate il cioccolato finemente, anche al coltello, così si scioglierà più facilmente. E poi la teniamo in frigo e la tiriamo un'ora prima di farcire la torta, perché dovrà essere cremosa. Io non ho tanto capito questo commento di Toprek. Ok, Indira Costa, @gmail.com. Ah, mandarlo sulla mail. Ok, poi allora, abbiamo Daniela, lo faremo su Toprek. Benvenuta Daniela. Daniela, ciao, bravissima, Daniela da Bergamo. Poi, okay, cosa facciamo? Montiamo anche 200 ml di panna. Quindi che cosa facciamo? Tagliamo la nostra torta quando sarà fredda, mi raccomando, a metà. La facciamo prima con la ganache, anziché mettere la crema di nocciole, ma voi potete utilizzare la crema di nocciole, Sofia spegne tutte le... Sì, e poi dopo sulla ganache mettiamo la panna montata. Avete visto prima che stavo montando la panna? 200 ml di panna. Poi ricoprite con l'altro strato di pan di Spagna e tenete in frigo. Poi potete tagliarlo come simil fette al latte oppure mangiarla così. Lo dobbiamo dire. Vi ricordo di andare sul sito tinaincucina.it perché c'è già un'altra torta un po' più grande, perché la facemmo per la festa di Halloween della classe di Sofia qualche anno fa. Intanto io vado a cercare. Ed è carissima perché avevo fatto i biscottini a forma di mano, c'è la tomba con scritto RIP, ci sono i biscotti sbriciolati, sì, per far finta che sia poi la terra del cimitero. È carina, insomma, per Halloween. Però è una torta bellina. Allora, intanto io vado a saltare Eleonora, sì, Antonella e Patrizia. Ciao carissima, Silvia è sempre più bella. Grazie Patrizia. Grazie. Eleonora, ciao, e Antonella, stai guardando il video in diretta. Ciao a tutti. Eccola. Grazie. E quindi, dopo aver detto questo, come scotta il telefono? Scotta, scottava. Abbiamo Roberta, ciao bellissime, siete simpatiche e ottime ricette, sono di Mantova, un grosso abbraccio. Poi abbiamo mangiato i canederli, ho visto che avete fatto anche i canederli, cioè buonissimi, erano buoni. E una signora ha fatti anche fritti, cioè cosa? Grazie, sì, perché fritti. Io poi estrosamente mi vengono in mente le ricette e la signora giustamente le ha fatte sia fritti che in brodo, cioè... fenomenali, siete bravissimi. Iscrivetevi sul gruppo di Tina in Cucina su Facebook, perché potete pubblicare anche voi le vostre ricette del cuore e le ricette, se vi va, le nostre ricette fatte con Sofia, ecco, ci fa piacere. Che è successo? E poi dopo vi ricordiamo che siamo anche su Instagram @pignatina, su Twitter Tina Pigna, su YouTube Tina Pigna, su TikTok @Tina Pigna, su Facebook Tina in Cucina, E quindi ci teniamo compagnia, se vi va ci vediamo anche e domani. Il gruppo di Tina in Cucina, sì, su Facebook. Sì. E siamo in tanti, veramente stiamo crescendo. Katusha, anche grazie YouTube. Per l'idea, la farò. Grazie, è sempre grazie un piacere. A voi, grazie a voi sempre. Perché grazie a voi noi riusciamo ad essere quello che siamo, no? E noi ci fa salutiamo. Piacere, ci sproniamo per nuove ricette, sì. Siamo in compagnia e quindi è un, come si dice, è un gemellaggio, no? E ricordate, sì, state a casa. Sì, vabbè, adesso un po' meno, però va bene, lavorare dobbiamo lavorare. Perché dovete stare molto attenti. Sì, quindi sempre usciamo con parsimonia, diciamo così, ecco, nel nostro piccolo. E allora, se ora possiamo, vi salutiamo, comunicarvi, ve lo comunichiamo, insomma, va bene? Ecco, allora vi aspettiamo domani. Roberta. Aspetta. No, ciao Roberta. Ciao Roberta. Allora, domani alle 16:30, se vi va ancora, vi aspettiamo. Adesso pensiamo cos'altro fare, ma tanto noi... Happy birthday. Happy birthday! Oh, Rosa, il tuo compleanno, allora tanti auguri! Allora, ciao, noi dobbiamo ancora aspettare, io settembre, Sofia agosto. Ok, perfetto. Giuseppina, ciao, buon pomeriggio, Rosa, auguri, mio fratello Alfredo. Ah, ciao! Buon Patrizia, Alfredo! Katusha, ciao! Sarà un piacere per me. Allora, noi vi aspettiamo domani e poi, insomma, faremo qualche altra cosa. Questa sera che cosa? Ah, io poi ho... No, io ho ancora una ricetta. Perché, allora, questo era lo spuntisofi, perché praticamente non l'abbiamo detto, però questo era lo spuntisofi. Questo era lo spuntisofi, quindi oggi ho fatto la sfogliata. Sì, mi sono scordata. Era lo spuntisofi questo, ma domani ci sarà un vero e proprio spuntisofi.
punti, Sofì. Ah, intanto io vado a saltare Marianna. Domani che si fa di buona è un segreto. Allora, io ancora non so nulla, vi dico questo. Beh, vabbè. Spunti, Sofì. Quello saprò. Domani faremo questo spunti, Sofì. Ma no? Mi dai? No! Ah. Certo che no, devo vedere se abbiamo gli ingredienti. Io devo vedere. Comunque, Katiuscia, vabbè, questa torta è bellissima. Un saluto da Castelvetrano. Perfetto. Provincia di Trapani. Grazie, ciao ragazzi. Allora vi aspettiamo. Allora, ok, a domani. Sofì. E poi un'altra cosa, decorate la vostra torta, potete mettere altra ganache sopra, raddoppiate le dosi, Mi è venuta un'idea. Che cosa? Katiuscia, agosto, quale giorno, Tina? Allora Sofia, io 24 agosto, sono nata il 24 agosto 2009. Sì. E io il 26 settembre. Lunedì alle 7 di mattina. Beh, vedi, sa tutto. Carmela, buon pomeriggio. Stasera Sofì non mangiare tutto tu. No, ci siamo io, c'è il papà. No. Allora, mi era venuta un'altra idea comunque. Dimmi. Grazie Carmela per il tuo consiglio che non devo mangiare tutto. No. Allora, sopra mettete altre ganache e sopra. Via. Raddoppiate le dosi della ganache, Sofia, diciamolo, sì. Eh. E poi ci mettete sopra. Cosa? La frutta, cioè le fragole. Almeno potete mangiare anche ai bambini. Vedi l'alimento. Giusto, bravissima. Mangiamo cioccolato e frutta. Anche perché è un bel abbinamento, fragole e cioccolato. Ciao Elisa, tu non sai che cosa hai fatto. Cosa hai fatto? Vabbè. Non devo dire, no, questa è bassa. Sì, l'abbiamo fatto. No, aspetta, vi devo dire un'altra cosa. Ok. Lo so che l'abbiamo fatto in diretta quello con le fragole. Sì. Ma una sera dico, oh, ce l'abbiamo la panna in frigo? No, non ce l'abbiamo, perché io di solito mangio le fragole con la panna. Ecco. Ci arrivavamo. Mamma, facciamo tipo fontana di cioccolato. Ho preso il cioccolato. Cioccolato fuso. Cioè, proprio il fegato qui, così, una botta. Va bene, allora, noi vi aspettiamo domani e chiudiamo. Ciao, Rosa, buon compleanno ad Alfredo. Katiuscia, mesi bellissimi, a domani, ciao. A domani, ciao a tutti, buona serata. Agosto, settembre. E be positive. Ciao. Ciao Angelica. Bene, allora, salutiamo tutti, ciao. Ciao, io mi sono sporcata anche del cioccolato. Dimenticavo che devi dire. Tina e Sofia, di dove siete? Allora, noi abitiamo a Bastia Umbra, ma io sono beneventana di origine campana e Sofia è nata qui a Foligno in Umbria. Poi, poi abbiamo la Franci, ciao Sofì, sei troppo bella. Noi non vi vogliamo lasciare, però. Marisa, ciao, e Rosa. Era l'ultimo commento. No, Angelica, ciao, bellissima, questo era l'ultimo commento. A domani, amici. Una domanda? Niente. Io vado a mangiare. Ci lasciamo qui. Ciao! Ah, però questa deve riposare in frigo adesso. Va bene. Ciao. Non devo dire averla mangiata. No, più tardi. Ciao.